Lucio Pastore, questione morale alla sua attenzione dopo l'inchiesta sugli appalti e dopo l'appello pubblico di Franco Capone alla Regione Molise di istituire una commissione d'inchiesta ad hoc. Sì, noi stiamo vivendo l'assurdo che su una questione di questa portata, che è enorme, sono 144 indagati, 27 milioni di appalti che sembrano irregolari, gente indagata che è presente anche nelle liste attualmente nelle comunali di Isernia, nessuno ne parla, come se non fosse successo niente. Quello che diceva Davigo sembra essere vero, che adesso i politici hanno soltanto smesso di vergognarsi di rubare, e questa è una cosa tremenda. Se la regione non risponde a Capone, che è l'erogatrice di questi fondi, se non va a controllare dove vanno questi fondi, ci deve essere qualcosa che non funziona, cioè il sistema è marcio fin dal vertice alla base, e noi ne subiamo le conseguenze, perché una città come Isernia sta morendo su questo. Questi 27 milioni, chi li prende, dove vanno, perché chiudono i negozi, perché la gente è disoccupata, e nonostante che ci siano questi 27 milioni che girano, che è solo una parte dei soldi che girano, dove vanno a finire questi soldi? Tra l'altro il presidente Frattura è anche commissario al dissesto idrogeologico, però al momento su questa idea di commissione speciale regionale non si è pronunciato. Ma questo è l'assurdo, tutti fanno finta che non esiste il problema, stiamo aspettando Godot, cioè tutti aspettano la magistratura che deve dare le sentenze, ma la sensazione di un putridume in cui noi ci muoviamo, la sensazione di questa realtà che degenera momento per momento, dove i nostri figli non possono che essere disoccupati e andare via, dove chiudono bar, chiudono attività, dove si deprezza il valore degli appartamenti perché si è costruito tanto per buttare cemento e si è costruito con maestranze e materiali che non erano neanche del posto, questi stessi personaggi si ripresentano alle elezioni, vogliono andare avanti, ma perché fanno questo? Cioè, ci sono interessi in queste cose? Vorrei capirlo anche io. Dottor Pastore, sanità, lei ha parlato di ospedale come metafora del degrado, perché? Ma è così evidente. Allora, già il fatto stesso che per abolire la legge sanitaria hanno dovuto fare un blitz notturno, perché la paura che la presenza di una manifestazione popolare potesse disturbare i consiglieri, li ha costretti a lavorare di notte. Almeno fanno qualcosa durante la notte, e hanno deciso di abolire questa legge sanitaria, che è la parte prodromica alla privatizzazione del sistema. Dove vogliono arrivare? Stanno creando una confusione, un calderone con lo spostamento di quello che è l'asse dirigenziale della Cattolica, che dovrebbe essere pubblica. Nella sostanza fanno questo polverone per far arrivare il sistema alla privatizzazione, confondendo le idee del pubblico che non è addetto a questi lavori. Ma al di là di questo, noi andiamo nell'ospedale di Isernia, che cosa vediamo? Che in tutta questa riforma si sta solo distruggendo la struttura, cioè non abbiamo più personale, ci dobbiamo arrangiare, ma pure in questo subentra il clientelismo, perché non tutti abbiamo gli stessi carichi di lavoro. Le strutture protette, che erano protette prima, che continuano ad essere protette ora da un punto di vista clientelare, non vengono toccate. Le solite invece, che non hanno queste protezioni, vengono tartassate. Nel Molise il costo pro capite della sanità è di 2.200 euro a persona, in Italia mediamente è di 1.800 euro, a noi vengono dati 400 euro in più, ma abbiamo servizi più scadenti degli altri, paghiamo tasse più alte degli altri, abbiamo ticket più alti degli altri, ma chi se li prende tutti questi soldi? E questa gente che si sta ripresentando adesso alle politiche, perché lo fa? Forse per questi interessi? Perché si è ricostituito questo blocco di potere che sembrava sfaldarsi? In nome di quale ragione si stanno presentando le stesse persone che ci sono state sempre e che hanno distrutto il paese, Isernia e tutta la regione?